Bertini, scomparso alla sua Genova il 13 aprile scorso. Vedete che in sala sulla sinistra abbiamo posto un'immagine del professor Bertini assieme a padre Stefano Troiani in una delle edizioni del congresso di qualche anno fa. E adesso abbiamo apposto invece un'immagine che non è fotografica, ma è un ritratto, è un dipinto, per segnare la continuità tra Bertini e le altre due grandi figure del congresso che hanno dato forza a questa iniziativa, che l'hanno fatta crescere, l'hanno imposta all'attenzione degli studiosi. È presente qui tra noi la signora Margherita Rubino e a lei, particolarmente a lei, vorremmo dire la riconoscenza dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni, della città e del congresso, per tutto quello, che non è poco, che Ferruccio Bertini ha saputo dare in spirito di collaborazione, con grande rigore umano e scientifico, all'ideazione di tante edizioni del congresso, della direzione scientifica del seminario di alta cultura, della cura precisa, autorevole, dei volumi degli atti del congresso. Insigne latinista, sicuramente Bertini è tra i maggiori studiosi italiani in questo campo di studi, il maestro di ricerca e di studi nella sua Università di Genova. Bertini è stato presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni dal 2008 sino alla sua scomparsa. Propongo all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio in ricordo di Ferruccio Bertini.
Cristiano, Umberto Dallanti e Rosy Cardini, che lo aiutano nel faticoso lavoro di rapporto dell'organizzazione del problema. Devo ricordare gli sponsor di questa iniziativa, che sono soprattutto la Fondazione Cassa di Risparmio Italiana per la Montana, il Gruppo Reso Banca, la Cassa di Risparmio Italiana per la Montana, la Regione Marche, la provincia di Ancona e naturalmente il Comune di San Corrado, il Ministero per i Beni e le Attività più da altri sponsor minori che sono sul Corso Casati, la Rocca di Sede, l'Alta Valle Resino, il Consiglio regionale delle Marche, e poi da quest'anno abbiamo una presenza più consistente, si sente? Allora dicevo che da quest'anno tra gli enti che sono presenti a sostenere, dare il patrocinio all'evento, al convegno c'è anche l'Università degli Studi Urbino Carlo Po, il rettore privato mi ha pregato di portare il suo saluto promettendo che sarà presente sicuramente la prossima edizione del congresso. Il tema del congresso, vado brevemente a concludere, è diritti e doveri umani. È un tema molto interessante, rilevante, il tema dei diritti e doveri, a cui ha dedicato tra gli altri degli studi molto importanti uno degli intellettuali italiani più riconosciuti del secondo Novecento, che è Norberto Bobbio. Ma direi che questo tema dei diritti umani, dei diritti e doveri umani, è un tema che ci consentirebbe di andare oltre l'interpretazione storica dell'umanesimo, cioè intendere l'umanesimo come qualcosa che è legato a un preciso periodo della storia culturale europea. Bene, con questo tema dei diritti umani potremmo in qualche modo affiancare questa interpretazione storica dell'umanesimo con una idea dell'umanesimo come orientamento, come valore della cultura moderna e contemporanea, che pone la persona, l'uomo, al centro della riflessione e del discorso sul mondo. Mi piace ricordare anche che un illustre studioso del mondo classico, che è Louis Godard, ha pubblicato recentemente da Mondadori. Godard è esperto, come sapete, di civiltà egee, ha pubblicato recentemente da Mondadori un libro molto interessante su questo tema dei diritti. Il titolo è L'eterna lotta per i diritti umani, in cui Godard riconosce e ricostruisce la faticosa marcia della cultura, che la cultura occidentale ha compiuto dalla Grecia della grande filosofia sino alle rivoluzioni del Settecento francese e americana, per arrivare alla moderna concezione dei diritti dell'uomo. E questo tema dei diritti dunque si colloca bene all'interno del problema, della questione, della grande questione dell'umanesimo, che rimane un nodo centrale della modernità, ma anche del nostro presente e del prossimo futuro, il tema dell'umanesimo, nonostante molte obiezioni che ci sono su questo punto. Ha scritto qualche anno fa un illustre intellettuale che a noi è caro, che ha guidato l'Ateneo di Urbino per tanti anni, Carlo Bo, che la sopravvivenza fisica e morale di ciò che costituisce il fattore umano sarà la magna questio del prossimo futuro. Ecco, detto questo, vorrei dire che è disponibile il volume degli atti del congresso, che possiamo presentare con regolarità grazie all'impegno e alla cura che ha assicurato la professoressa Rosanna Mazzacani, che vorrei ringraziare in questa sede per aver appunto consentito di presentare anche quest'anno il volume degli atti del congresso dello scorso anno. Ma aspettiamo l'altra parte degli atti che riguarda le relazioni su patto a Sassoferrato, che sarà, credo, disponibile a breve, che è un volume a cui siamo particolarmente interessati perché, come sapete, Bartolo ha avuto superato dati natali a Bartolo e perché vorremmo dedicare a Bartolo anche altre attenzioni nei prossimi, a
partire dal prossimo congresso, perché si avvicina il 700° della nascita del grande giurista. Concludo dicendo che anche quest'anno il congresso si arricchisce di della tradizionale rassegna delle edizioni d'arte numerate, Bartolo da Sasso Ferrara, che è proprio il titolo di Bartolo, che quest'anno è dedicato a una rassegna, una mostra di Ex Libris, la Divina Commedia degli Ex Libris di un artista abruzzese che però vive a Genova, che si chiama Renato Coccia. Presentiamo il suo lavoro, i suoi Ex Libris, insomma, che coprono un arco di tempo breve ma significativo, dal 2004 al 2008 sono circa 130 Ex Libris. La mostra sarà in qualche modo presentata a fine sessione da Vittorio Angelini e poi potremo inaugurarla qui presso le chiese di San Giuseppe in piazza Matteotti. La mostra resterà aperta sino al 15 di luglio. In conclusione vorrei far cenno, penso che sia opportuno farlo, alle difficoltà a cui vanno incontro le iniziative in ambito culturale nel nostro paese, una cosa che tutti avvertono, a causa della contrazione, dell'affievolirsi delle disponibilità finanziarie in generale in Italia. Si è avuta una diminuzione del 30% da parte del pubblico, delle contribuzioni pubbliche, e la stessa percentuale del 30% in meno da quello delle sponsorizzazioni private. Ma nonostante questa difficoltà ci sembra di buon auspicio, segnato qua quello che affermava recentemente il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, dobbiamo trovare nuove vie per il nostro sviluppo economico e sociale, ma queste vie non le troveremo attraverso una mortificazione della risorsa di cui l'Italia è più ricca e di cui deve andare fiera, la risorsa cultura nella sua accezione molteplice e unitaria. Nonostante questa difficoltà che avvertiamo tutti e che è una preoccupazione anche per la conservazione delle nostre iniziative, l'Istituto e credo anche il Comune di Sasso Ferrara non faranno venire meno nei prossimi anni il massimo impegno, perché grazie a questa appassionata e competente presenza di tanti studiosi, che ringrazio ancora, Sasso Ferrara continua ad essere nelle Marche e in Italia la cittadella dell'umanesimo e del nuovo umanesimo. Grazie. Allora io do la parola a questo punto per un saluto al sindaco di Sasso Ferrara, ingegnere Ugo Pesciarelli. Buonasera a tutti, con vero piacere porto il saluto mio personale dell'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare a voi tutti convenuti a questa 33esima edizione del Congresso Internazionale di Studi Umanistici, organizzata dall'Istituto Internazionale di Studi Picelli. 33 edizioni sono tante, è una storia lunga e questa continuità dà il senso del grande, proficuo e prestigioso lavoro che svolto in questi anni all'Istituto Internazionale di Studi Piceni, che realizza tutti gli anni questo evento di primissimo piano in ambito culturale. È un evento importante che richiama a Sasso Ferrara autorevoli studiosi provenienti dalle più prestigiose università italiane, europee e non solo. In questa lunga storia, in questi anni autorevoli e anche particolarmente legati alla nostra città, anche sotto il profilo affettivo, sono stati i presidenti dell'Istituto Internazionale che si sono succeduti negli anni e che purtroppo sono scomparsi: Sesto Prete, Alberto Grilli e ultimo il professor Ferruccio Bertini. Saluto quindi e ringrazio per la presenza che si è superata la signora Margherita, alla quale voglio esprimere, unitamente a quanto ha fatto già il professor Crinella, la riconoscenza e la gratitudine della nostra città per il lavoro, per la professionalità che ha messo a disposizione il professor Ferruccio in questi anni. Ho avuto modo di conoscerlo 3 anni da sindaco, anche un po' prima quando era assessore, quindi ho avuto modo di apprezzare le sue qualità. Quindi grazie anche per questa sua presenza e per questa sua testimonianza oggi. Quindi significativa è questa giornata che vuole appunto essere una riconoscenza, un commemorativo, un ricordo di queste figure che hanno tenuto alto negli anni lo spirito dello
originale iniziativa che con lungimiranza gli ideatori tanti anni fa hanno portato avanti. E ovviamente rivolgo un augurio cordiale anche al nuovo presidente dell'istituto, il professor Gagliano Minelli, il quale sicuramente saprà portare avanti e mantenere viva appunto quella intuizione originale che sulla strada tracciata dai suoi predecessori. Ecco, questo è un evento, quello di oggi, certamente che rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra città, sia per l'altissimo valore culturale dei temi che ogni anno, anche quest'anno, vengono posti a tema, ma anche perché contribuisce a dare visibilità in un contesto più ampio a questa nostra comunità, che come ogni buona comunità marchigiana è molto discreta, ma che invece merita di avere questo respiro più grande. Ed è per questi motivi che l'amministrazione comunale si è superato con sempre maggiori difficoltà, come ricordava prima Gagliano Grinella, cerca di dare tutto il contributo, tutto il supporto per mantenere viva questa iniziativa, anche perché l'Istituto, oltre a questo appuntamento, che è il culmine della sua attività, ci accompagna durante tutto l'anno con una serie di altre iniziative di grande valore culturale. Quindi grazie a tutti gli organizzatori per questa iniziativa, grazie per lo sforzo che ogni anno fate per dare continuità. Noi, nella convinzione che veramente questo paese, intendo l'intera nazione, può risorgere se fa leva su quelle che sono le risorse più profonde, come ricordava prima accennando al discorso del presidente Napolitano Gagliano Grinella, credo che veramente sia questa la strada per rialzare un po' la testa e guardare con fiducia e speranza al futuro. Quindi ringraziarvi per questo sforzo, a tutti un buon proseguimento di voi. Grazie al sindaco. Ora iniziamo i lavori del convegno con il primo intervento, la prima relazione del professor Sandro Boldrini dell'Università di Urbino, che è un ricordo del professor Ferruccio Verdi. Prego. Sinceramente non avrei mai pensato che fosse così difficile, così faticoso ricordare in una commemorazione ufficiale e pubblica un caro amico, ben più di un collega, come il professor Ferruccio Gattini. Oggi avrebbe dovuto essere qui lui, in qualità di presidente del nostro istituto, ad inaugurare questo congresso, così come era stato sempre negli ultimi anni. Da molto tempo Ferruccio Pertini era la vera anima, il punto di riferimento, coadiuvato da molti che sono qui presenti oggi, di questa prestigiosa iniziativa, così come nel seminario di altra cultura che si svolge nei giorni immediatamente precedenti. Fosse stato soltanto un collega, sarebbe stato sufficiente elencarne i meriti scientifici, culturali e accademici, che certamente non mancavano al nostro Ferruccio. La sua produzione scientifica, ad esempio, si estende su un arco temporale molto vasto, che va dal teatro latino arcaico fino all'umanesimo e al Rinascimento. Ci piace ricordare l'edizione dell'Asinario e la traduzione del Miles di Plauto, e così la traduzione delle Commedie di Terenzio. Il teatro ha costituito uno dei filoni più importanti della ricerca di Pertini. Dalle indagini sui dialoghi drammatici dello Svita alle commedie latine del XII e XIII secolo, con la sua edizione dell'Aulario di Milano di Blois. E non vanno dimenticati gli studi sulla fortuna della commedia latina in età rinascimentale, come il focalizzamento della scenario di Plauto operato da Cornelio Lanci, o le rielaborazioni dei Menecchi. In questo terreno
la sua curiosità scientifica aveva orizzonti assai ampi, portandolo addirittura ad indagare su alcuni rifacimenti spagnoli dell'anfibio. Poi non potrebbero passare sotto silenzio altri lavori in questo campo. Sto pensando ad esempio ai saggi sul tema del doppio, in Plauto, o al bel volume Plauto e dintorni. Anche la favolistica latina ha avuto un ragguardevole ruolo nei suoi interessi. Al di là dei preziosi contributi sulla fortuna di alcuni raccontini di Fedro, si rivelano assai importanti gli studi sulla raccolta di favole del monaco Adonato di Scirano, di cui ha curato anche, insieme al suo allievo Paolo Gatti, una bella edizione critica con traduzione a fronte, dove vengono evidenziati graficamente, e questa è una novità interessante, i cambiamenti operati da De Maro rispetto all'originale, sia all'originale fedriano sia all'altra fonte utilizzata, cioè il cosiddetto Romulus. E ciò ha dato origine a un progetto ambizioso, che oggi possiamo dire anche ben riuscito, vale a dire fondare una collana di edizioni critiche di favolisti latini, medievali e umanistici, dal momento che, come Ferruccio ripeteva spesso, l'edizione curata a fine Ottocento da Leopold Hervier, un ottimo dilettante, diceva, ma pur sempre un dilettante, non poteva più essere ritenuta soddisfacente. Tra i suoi molteplici interessi scientifici, la lessicografia. I lavori sul Nonio sono numerosi e di grande peso. E non soltanto quelli apparsi nei prestigiosi studi noniani o nei vari prolegomena noniana, che lo hanno visto anch'essi ispiratore. Sto pensando anche alle sue indagini sulla presenza di Nonio nel cornucopie del compatriota nostro sassofonatese Nicolò Perotti, che più di una volta ha avuto modo di illustrarci proprio in questa sede. Potremmo continuare ancora molto, citando altri lavori, come quelli sui Camporesi Ovidiani, dei quali ha anche curato un'edizione per traduzione e commento, o su alcuni interpreti medievali di Virgilio. Ma io non voglio soltanto stilare una bibliografia dettagliata, ragionata, del professor Bertini, anche se credo e spero che ciò che abbia fatto presto. È stato membro dell'Accademia Progressiana del Subasio, dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, presidente di questo nostro istituto internazionale di studi di Cielo, di cui per più di 12 anni ha curato la pubblicazione della rivista Studi Umanistici Vicenni, l'ultimo numero della quale, uscito proprio ora, gli amici del professor Carrato hanno ritenuto doveroso dedicare alla sua memoria. Ferruccio Bertini è stato anche condirettore della rivista Sandalia e della rivista Maia, sulla quale io amo ricordare, ha ospitato un mio articolo di replica ad una insulsa recensione di un professore inglese che altre riviste per questioni diplomatiche, tra virgolette, avevano rifiutato. Presidente responsabile della sessione lessicografica della SISME, è stato responsabile di redazione anche di Medioevo Latino. Ai miei occhi però Ferruccio ha avuto un altro grande merito: non si è mai fatto imprigionare per i suoi studi, pur importanti ed amati, vale a dire che non si è mai sottratto ai doveri che il suo ruolo accademico comportava, a differenza di quei colleghi che, arricciando il naso, si mascherano dietro uno stupido "io preferisco studiare" e magari non studiano nemmeno. Così ha ricoperto la carica di direttore del suo dipartimento, diventando anche presidente del collegio dei direttori del dipartimento dell'Università di Genova e poi il presidente della Consulta Universitaria di Studi Latini, della cui giunta io fui onorato
di far parte, proprio a suo suggerimento di Ferrucci. Ma oltre che come studioso, oltre che come instancabile organizzatore culturale, a me Ferruccio piace ricordarti come amico, non soltanto come amico mio, ma di tanti di coloro con cui entravi in contatto. A nessuno è mancato mai il tuo sorriso sornione e divertito. Mi piace ricordarti questa sopraggata, i nostri seminari e i nostri congressi. Quando, terminata la sessione di lavoro, incantavi tutti con le tue doti di grande affabulatore. Quando nel dopo cena, assorbito un rituale gelato collettivo, si passeggiava festosamente in quel fiume per vedere le luci. Addio Ferruccio, mancherai moltissimo ad ognuno di noi. Giovanni Giselli, scusandoci se l'abbiamo costretto a sedere fuori dal tavolo. Allora, buonasera, io tanto ringrazio l'organizzazione per avermi invitato. Io farò un ricordo, presenterò un ricordo da amico, insomma. Un ricordo dove sottolineo gli aspetti umani, la cordialità che c'è stata, insomma, i sentimenti, gli affetti, ecco. Io di solito non leggo, però stavolta leggo perché non voglio cambiare la parola di uscita per ricordare l'amico. Allora, ho conosciuto il chiarissimo professore della Chiesa Subattiva al convegno internazionale di Ivrea su essere di Venere del Classico, era l'autunno del 2003, quindi prima non lo conoscevo. Io ero qui da De Populo, un professore di liceo da una trentina d'anni, quindi non giovane, sempre 44, avevo già quasi 60 anni, sconosciuto del più, entrato da 3 anni nella SIS di Bologna come supervisore e con un modesto contratto che mi affidava a un laboratorio di didattica della letteratura greca. Ai giovani laureati piacevo molto e anche agli studenti di liceo ne conservavo 7 ore, ma in quel consesso la buona reputazione di cui godevo tra gli studenti non era conosciuta da un tale. Mi aveva invitato l'ispettore Luciano Fradini, che invece mi conosceva e sapeva che potevo essere utile alla scuola. Collaboro ancora con lui, un ispettore ministeriale. Alcuni signori del convegno si comportavano come Alexei Alexandrovich, il marito di Anna Karenina, alle corse dei cavalli. Cito alcune righe di Tolstoi. Lo vide avvicinarsi alla tribuna, ora rispondendo con indulgenza agli inchini adulatori, ora salutando amichevolmente, distrattamente gli uguali. Ora aspettando con desiderio lo sguardo dei potenti del mondo, no? Nei convegni succede che si cerca il contatto con quelli più importanti per avere dei vantaggi. Il professor Bertini era uno dei signori del convegno, anzi il signore supremo, perché era il presidente della consulta degli ordinari di letteratura latina negli atenei italiani, ma il suo stile era del tutto diverso da quello ordinario. Fece un discorso non solo intelligente, ma anche molto umano, sull'insegnamento del latino, sui rapporti tra docenti e discenti, sulla scelta degli argomenti, sullo stile del bravo educatore, che deve essere anche un uomo, deve essere anche un uomo buono, generoso, leale, come era lui. Lo capii quando lo conobbi. Campeggiò un metodo che mi piaceva e che sentivo congeniale. Più adesso, mi raccomando, più allora, mi piaceva e che sentivo congeniale alla mia impostazione didattica e ai sentimenti miei. Allora mi feci coraggio e andai a presentarmi portandogli uno dei miei libri, un lavoro appunto metodologico sull'insegnamento del greco e del latino nei licei. Il professor Bertini per sua umanità mi trattò da pari a pari, mi chiese di dargli del tu, mi diede il suo indirizzo e il suo numero di telefono e mi disse che avrebbe letto il libretto che avevo dato.
Fui molto contento di questo approccio generoso da parte del collega superiore di grado, che avrebbe potuto trattarmi con sufficienza, con supponenza, ma non era da lui. Sarebbe stato un comportamento snobistico, cioè volgare, e la volgarità era un difetto del tutto assente da questa bella persona. Comunque la sua cortesia poteva essere anche solo formale, sarebbe stata già una cosa buona, ma Ferruccio era un uomo di testa e di cuore e mi aveva aperto una porta che non ha più rinchiuso. Tornato a Bologna gli facevo di tanto in tanto delle telefonate, informandolo sui miei studi e lavori. Mi rispondeva sempre personalmente, ascoltando e manifestando interesse, mi incoraggiava. Ma quello che mi impressionò di più e mi educò a fare altrettanto è che Ferruccio concludeva le telefonate premettendo un caro al mio nome e terminava i messaggi di posta elettronica salutandomi e firmandosi con un tuo Ferruccio. Ho imparato da te, amico mio, a fare altrettanto. Certo, non con tutti, ma con le persone a cui voglio bene o che mi piacciono e che mi piacciono molto. Mi hai dato tra le altre una lezione di stile. Questo veramente l'ho imparato da lui, prima non lo facevo, tu già, una cosa che mi ha colpito. Dopo del tempo, non ricordo quanto, ci siamo incontrati in un altro convegno tenuto nel liceo di Verona, in Maffè, mi pare. Ferruccio era tra i relatori, io nel greggio degli uditori. Questa volta l'amico fece una dichiarazione pubblica che mi sembrò miracolosa. Mostrò ai convenuti il mio libretto sulla metodologia e disse che era un lavoro molto interessante. Ne fui commosso e gliene sono ancora grato. Non è che il mio lavoro non fosse davvero buono o che Ferruccio abbia voluto elogiarmi fuorviato dalla mia deferenza per lui. Ma lo strano, il positivamente strano e il commovente, era che un cattedratico di chiarissima fama spendesse delle parole e mettesse la faccia, come si dice ora, per encomiare ancora un popolo con qualche specialista oltretutto, per elogiare un oscuro professore di liceo che con un piede piccolo e provvisorio, in una sezione precaria dell'Università di Bologna. Naturalmente, dopo aver ricevuto questo grande onore, intensificai l'affetto, le richieste fiduciose di consigli e suggerimenti. Me ne ha dati tanti, Ferruccio, li seguo ancora. Ma l'amicizia vera e propria, quella con la confidenza, è maturata nel marzo del 2009, quando l'amico mi ha invitato a Genova, nella sua bella città e bella università, per tenere una lezione su Seneca tra Euripide e Shakespeare. È stata la prima volta che abbiamo potuto parlare a lungo dei nostri studi, della nostra vita, cenando insieme. Abbiamo aperto dei capitoli che avremo ripreso in successivi incontri e cene, non per molti anni purtroppo, ma abbastanza per ricevere un segno profondo, indelebile, di affetto e di gratitudine. Si parlava senza intessere enigmi, ma con parole schiette, sebbene non pedestri. Ferruccio mi raccontò della sua classe di liceo, di Fabrizio De André, quando era studente, di Fabrizio De André e di altri suoi compagni diventati famosi. Mi parlò dei suoi inizi di insegnante al liceo classico di Città di Castello, poi dei suoi primi passi da docente universitario a Sassari, dei viaggi frequenti, serrati, che doveva fare per mantenere diversi incarichi, con una quantità di lavoro enorme, quasi incredibile da parte di una persona sola. Mi raccontava anche dei suoi inizi a Genova, nel liceo e nell'università, poi dei suoi periodi di lavoro e di studio in Germania. Ne ero ammirato per la ricchezza dell'esperienza, degli interessi e per il fatto che ne parlava con gioia e con legittimo orgoglio. Aveva un entusiasmo educativo che lo accendeva di una luce bella e vivace quando parlava dei suoi allievi, i liceali, gli universitari, già laureati, di come li aiutava a crescere, di come li indirizzava nel mondo del lavoro e nella vita. Ferruccio era un uomo colto, lo più presente dalla pedanteria dell'erudito. Padroneggiava la cultura che sapeva di vita. Provava amicizia e affetto per i suoi discepoli. Sentivo una fratellanza spirituale da questa bella persona che in qualche modo aveva adottato anche me quale allievo, sebbene fosse appena un poco meno attempato di lui. Ma avevo tante cose da imparare. Tra l'altro, in quel mese di marzo, avevo un problema di salute abbastanza serio. Aspettavo l'esito di una biopsia ed ero assai spaventato da una previsione non tanto buona. Ne parlai con un amico che mi fece coraggio, dandomi un poco conforto e portandomi fortuna. Mentre aspettavo il treno del ritorno alla stazione Principe di Genova, consultai la mia segreteria telefonica e ritrovai il messaggio telefonico della salvezza. La voce dell'urologo diceva che la biopsia era risultata negativa. Feci salti di gioia. La sera stessa mandai un messaggio a Ferruccio che mi rispose subito congratulandosi e manifestando la sua contentezza. Disse che la telefonata più bella non potevo farla. Ecco, questo ricordo ancora veramente mi commuove. Penso davvero che mi abbia aiutato tanto in quella occasione. Anche la lezione era andata bene. Ferruccio mi aveva messo a mio agio, mi aveva ospite e amico. Mi aveva portato nel suo studio, mostrato i suoi libri, aveva presentato alla mia persona sua moglie Margherita, alla collaboratrice Sandra Isetta, ad altri colleghi e poi agli alunni che dovevano ascoltare la mia lezione.
Insomma, aveva avuto per me ogni riguardo signorile e affettuoso. La mia lezione piatta fu la prima di una serie che si è interrotta pur troppo presto quest'anno. Tornato con ogni treno, ripensai a quanto affetto Ferruccio metteva nei suoi rapporti umani. Si era parlato di Fabrizio Ventré, del quale io, che pure l'avevo ammirato molto da ragazzo, avevo detto che forse veniva incensato troppo quando fu detto che è scritto che era uno dei più grandi poeti del Novecento. Ebbene, Ferruccio quasi se ne dispiacque e disse sommessamente che non c'era sopravvalutazione, poiché in ogni caso Fabrizio Ventré era una grande persona e un grande autore accrescitore. Allora pensai a quanto le sue canzoni, quel dire, Fabrizio Ventré, mi avevano aiutato a trovare la mia strada quando ero ancora insicuro di tutto. Mi viene in mente un'intervista del cantautore, trasmessa dalla televisione la sera della sua morte. Fabrizio aveva detto di essere sempre stato dalla parte dei perdenti, dei troiani di Omero, per esempio, degli indiani dei film western e così via. Questo carteggiare per i deboli probabilmente accomunava Ferruccio, Fabrizio e me stesso. Una scelta di parte che fa onore, siccome il ribaltamento del saltare sul carro del vincitore che contraddistingue la canaglia di tutti i tempi. Adesso faccio un piccolo inserimento culturale per non essere troppo soggettivo. La biasima, questa canaglia, è Euripide nell'Ovest, quando il Messo racconta a Elettra che Tertibio amicale gli amici di Egisto nell'assemblea di Argo e commenta: si fa di questa genia, quella cioè degli araldi, che può essere assimilata a chi volete voi, insomma. Si fa di questa genia, sul carro di quello che a buona fortuna saltano sempre gli araldi. Vergheno scoluto, no? Tale questa razza, e pitone utiche, pedosia e chericas, ed è un amico colui che nelle città carica e poteri. Sono versi 895-97, per chi fosse interessato. Qualche settimana più tardi Ferruccio contraccambiò la mia visita, la mia lezione, con una restituzione signorina, ossia molto più grande di quanto aveva ricevuto. Venne nel mio liceo, a Valle di Bologna, dove fece una splendida lezione che incantò letteralmente i ragazzi. Partì da alcune favole di Fedro e mostrava il riuso in diversi autori della letteratura europea, sempre citando a memoria e orientandosi nei secoli come tra le robe della sua università. Lo ammirai e mi piacque molto perché, si parla dice di componere Mendes, era già avviato anche io sulla strada del comparativismo, di quel metodo mitico, per dirlo con Eliot, valido per controllare, per dare una forma e un significato all'immenso panorama di futilità e anarchia che è il mondo contemporaneo, che è la storia contemporanea invece. Nella primavera del 2010 Ferruccio accettò di nuovo l'invito a tenere una lezione al liceo bolognese, nel quale insegnava l'82, ed era l'ultimo anno che era passato con sé. La sera prima c'eravamo insieme nel ristorante dell'Hotel Roma, in via D'Azeglio. Lo ricordo perché tutte le volte che ci passo mi vengono in mente delle cene con l'amico. Ferruccio sapeva parlare con precisione delle gambe, da cosa sai rara e cosa forse ancora più rara sapeva ascoltare. A lui potevo confidare le mie gioie e le mie difficoltà. L'ombra incombente del tramonto del lavoro, ossia della tensione, sebbene fosse già tempo, mi spaventava, quasi mi terrorizzava. Ferruccio trovò il modo di incoraggiarmi di nuovo, dicendo che mi avrebbe inserito appena possibile in questo congresso di studi umanistici da di diretto e mi avrebbe invitato ancora a Genova. Disse che aveva visto come lavoravo, riteneva giusto che potessi continuare a farlo, anzi dovevo, lo dovevo a me stesso e ai giovani che mi ascoltavano. Anche Ferruccio era vicino alla pensione. Pensare che noi due avevano davvero ancora molto da offrire in termini di parveglia, educazione e formazione, e che l'età non dovrebbe costituire un termine o un limite per le persone brave e capaci, no, nonostante loro comune, largo e giovane, eccetera. Io dico largo ai bravi, insomma, largo ai giovani, largo alle donne. Largo ai bravi, giovani, donne, vecchi, bambini, pesaresi, fanesi, no? Largo ai bravi, vabbè, questo è un altro. Anche quella sera parlavo pure di fatti privati, delle piccole e grandi cose delle nostre vite, perfino di calcio. Ferruccio non aveva la spocchia snobistica, maleducata, ripeto, che non di rado si trova nelle persone importanti, soprattutto però quelle di mezza pacca, di vero, non quelle veramente importanti. Quando parlano con un inferiore, ho presunto tale. Non disse mai che avevo fatto meno carriera di lui, ma che avevo fatto una carriera diversa, né io lo invidiavo, come avrei potuto. Usava il suo sapere e il suo potere in maniera benefica per aiutarmi. Il potere non è potenza se non viene usato in favore del prossimo, come il sapere non è sapienza se non serve vita, se non incrementa la vita. Questo è Euripide che dice nelle baccanti, tosofondo sofria, il sapere non è sapienza, no? Sapere neutro, tosofondo, non dice niente, la sofia femminile produce vita invece. Il giorno seguente l'amico viene dunque da Laura Magna dei Veroni per tenere la sua lezione magistrale, sa diverse classi, però da Anfitrito e tutte le elaborazioni teatrali della tragicommedia di Plauto. Aveva pubblicato da poco con il Meangolo Sosia il doppio del teatro moderno, un libro chiaro ma non banale, colto ma non noioso, ricco ma non pesante. Un libro molto bello, insomma, gradevole per una persona intelligente, utile agli specialisti.
Me lo aveva portato una sera prima l'amico con questa dedica, all'amico Gianni con stima e affetto, Ferruccio. Ne avevo letto una parte della notte stessa. La tua stima e il tuo affetto, Ferruccio, sono stati regali grandi per me e saranno contraccambiati finché ho vita. Questi tuoi apprezzamenti mi hanno aiutato a raccogliere e sprigionare le energie e l'effetto che fanno le persone belle e buone, come eri, come sei tu. Gli studenti liceali ascoltavano con attenzione, poi fecero domande all'illustre ospite che anche nel parlare ai ragazzi manteneva lo stile elegante di quella semplicità che è complessità risolta, di quella prudens simplicitas, questa marziale, che è anche signorilità, cioè semplicità accolta, no? Lo stile umano e professionale di chi conosce bene gli argomenti, li esprime senza impaccio, senza fatica, per averli assimilati, compresi e rielaborati, no? Con quella negligenza aristocratica, insomma, quella nonchalance appunto aristocratica che è tipica di chi possiede bene l'argomento e lo padroneggia, insomma, no? Dopo la lezione Ferruccio deve partire, ma ci saremmo rivisti presto, perché la settimana seguente andrei io a Genova per tenere lezione sull'asino d'oro. Quando un amico mi aveva invitato, indicandomi l'argomento, io non ero particolarmente afferrato sul Apuleio, e avevo proposto il satirico, sul quale avevo scritto un volume, ma Ferruccio voleva che mi impadronissi di un argomento nuovo, e io accettai questa prova, che mi costò mesi di studio. Ora gli sono molto grato di aver ripetuto l'invito con fermezza, di questi suoi aut modi di Ayussa, e di aver richiesto con piena fiducia un lavoro specialistico nuovo, del quale il mio repertorio si è arricchito. Tra l'altro io sono specializzato più in greco che in latino, ma appunto ho avuto degli stimoli grandi da Ferruccio per studiare, per imparare nuove cose. Anche questa volta, secondo loro, l'ospitalità fu squisita e amichevole. Io, conservando il rispetto, avevo perso la soggezione e il timore di fare brutta figura. Mi ero preparato bene, sentivo che Ferruccio si aspettava una buona lezione da me, ne ero sicuro. In effetti ricevetti parecchi complimenti. Ricordo in particolare un anziano cultore della materia, un anziano di 80 anni, non come Ferruccio, ma insomma 80 anni. Uno che di professione aveva fatto il commercialista, veniva a lezione di latino affascinato dal professor Bertini. Disse che anche io gli ero piaciuto molto, ne fui contento. Con Ferruccio ci sentimo diverse volte in vista del successivo incontro. Nel gennaio del 2011 volevo tornare all'Università di Genova per dare lezione sulle opere minori di Apuleio, perché avevo fatto proprio una bella competenza su Apuleio. La sera prima parlavo del significato della cultura, di quella volontà educativa che ci aveva impegnato per una parte della vita e volevamo dare ai nostri studenti. Cultura non solo come edizione, ma soprattutto come potenziamento della physis, insomma, di Nietzsche, no? Della natura umana, ossia come rafforzamento del senso etico, di quello estetico e delle capacità critiche. Il senso etico come sentimento della giustizia, naturalmente, della solidarietà, della generosità. Quello estetico come acquisizione di uno stile di naturalezza, di semplicità, appunto, ma l'esempio, elegante, una semplicità bella e accorta, non una rubis. Lo spirito critico come capacità di giudicare gravemente crimen, appunto, di non cadere preda della onnipresente pubblicità e delle tante propagande più o meno astute, figlie di quelle parole obbliganti che a Conzio, incise sulla mira, gettate ai piedi di Cilippe, perché la ragazza le leggesse e fosse costretta a sposarlo. Questo è dagli Aitia di Calino, naturalmente. La base, quindi, non so, perché non lo sapesse, appunto, a Conzio scrive: lo giuro per gli dei, sposerò a Conzio. Poi lancia la mela a chi dice di Cilippe, la raccoglie la mela e quindi si trova costretta da questo giuramento a sposare Conzio. E tutte le volte che l'altro sposerà un altro, si ammala, sta per morire. Sicché poi l'oracolo rivela che era legata con giuramento a queste parole dette. Quindi questa è un po' l'archetipo della pubblicità, insomma, no? Allora, la base della cultura doveva essere la conoscenza, la coscienza precisa delle parole, del loro vero, cioè etimo, significato, che a volte sia oscuro o addirittura si capovolge nei luoghi comuni, degli ignoranti e nella latenza, cioè nella mancanza di alezia, che è non latenza, appunto. Alezia è di verità, ma etimologicamente è non latenza, e allora bisogna un po' scoprire la verità, insomma, no? La democrazia che si sta dando a cuore garantisce la parresia, per esempio, per le parole, perché non tutti siete tenuti a conoscere il greco. Magari lo conoscete meglio di me, però appunto io non lo so, scusatemi se lo conoscete già. La paresia, ma perché questa sia davvero praticata, questa libertà di parole, è indispensabile la conoscenza precisa delle parole e la pratica del loro utilizzo in forma chiara ed efficace, cioè se c'è facoltà di, se c'è libertà di parola, però la gente non sa parlare, si toglie la conoscenza delle parole alla gente, questa libertà svanisce. Senza contare come scrive Platone nel Fedone, parlare male fa male all'anima. Sempre a finire, c'ho ancora un paio di pagine. Il giorno dopo fece un'altra lezione sotto lo sguardo benevolo di Ferruccio. L'amico, pochi giorni prima, aveva presentato un suo nuovo libro pubblicato con Patron, Attila Optimus Princeps.
mi disse che la presentazione era stato un evento in città, a Genova, e lo donò con un'altra dedica piena di affetto e di stima. Mi ha riconosciuto meriti di amico e di studioso che cerco ancora e cercherò sempre di meritare. Chiese a Ferruccio se voleva venire a Bologna per presentare questo nuovo libro nel liceo paritario, il Manzoni, quando tengo sempre 7 ore, una volta in pensione, però statale, cioè vario ormai. L'amico cortesemente accettò e poco tempo dopo ci trovavamo a Bologna. In questa occasione mi invitò per il nome introduce al congresso internazionale che questo sono. Aveva venuto a parlare della lirica greca. Fui molto felice dell'invito che mi faceva onore e piacere. Ferruccio mi spiegò il funzionamento di questa istituzione, mi impegnai a preparare una relazione degna della fiducia che mi aveva dato. Avevo tempo per mettere insieme un lavoro egregio. Poi adesso invece faccio questo, ma va benissimo, perché anzi è una cosa che mi stava più a cuore. Ferruccio disse che non aveva dubbi sulla mia capacità. Il giorno dopo l'amico presentò il suo bel libro, suscitando grande interesse e molte domande. Ero contento del fatto che l'illustre accademico proponesse una tesi in contrasto con quella tradizionale. Tali confutazioni dell'opinione comune suscitano curiosità, attenzione e stimolano lo spirito critico, no? Cioè il metodo un po' dei dissonanti, il discorso contrapposto. Su ogni argomento si può dire una cosa e il suo contrario, no? E quindi dire Attila Opticus Princeps già attira l'attenzione, perché l'opinione comune è che fosse un sanguinario, no? Un flagello di Dio. Ci salutammo che era una bella giornata di sole, già prima dell'ire. È stata l'ultima volta che ci siamo abbracciati. Ci siamo però sentiti ancora per mesi. Lo tenevo informato su come procedeva la preparazione della conferenza, che consideravo l'impegno più importante e più caro, anche se mi avevano invitato a tenere altre relazioni di diverse circostanze, con quelli richiesti dalla Cipiene, della Trilogia di Peso e quello della Trilogia di Nove di settembre. In questi 2012, 15 febbraio, Ferruccio sarebbe tornato al Liceo di Bologna per un lezio sulla fabulistica latina medievale in rapporto con la fabulistica classica. Era sopraggiunta la grande neve ed ero preoccupato, ma c'era di peggio. Il 7 febbraio Ferruccio mi scrisse che non stava bene e che si doveva rimandare l'impegno. Sperai che il nostro incontro fosse solo procrastinato. Ma il 27 febbraio un amico mi scrisse che non poteva impegnarsi a venire perché stava ancora male. Il giorno dopo avrebbe cominciato una nuova cura. Mi dispiace molto. Mi fu di conforto l'abbraccio affettuoso, volete, con il quale chiudeva il messaggio, probabilmente nel senso che ho citato. Un abbraccio che ricambia anche ora, idealmente, con questo discorso in sua memoria, che è la cosa migliore che potevo fare in questa occasione. Ai primi di marzo gli scrissi per sentire se potevo chiamarlo, sua moglie Margherita mi incominciò a farlo. Lo sentii con voce debole, mi disse che stava meglio e si stava curando, sperai di vederlo presto. Il 25 marzo ricevetti un bel messaggio che mi allargò il cuore, diceva: caro Gianni, certo che potevo parlare, mi ero messo da casa. Speravo bene, lo chiamai ancora un paio di volte per telefono, lo sentivo molto stanco, ma continuavo a sperare. Invece il 15 aprile Margherita mi scrisse che Ferruccio se n'era andato a mezzanotte tra il 12 e il 13, mi consolò aggiungendo: sei uno degli ultimi amici cui ha pensato e risposto. Io di queste parole dentro di me. Riferisco le parole con cui risposi a questa notizia. Cara Margherita, prendo la dolorosissima notizia per essere leggendo il tuo messaggio. Mi dispiace molto. Ferruccio è una delle poche persone che mi abbiano aiutato senza che avessi pagato nulla in cambio, tranne il mio affetto, che è stato quanto cambiato e conserverò sempre. Sono molto dolorato, anche se penso che Ferruccio abbia avuto tante belle soddisfazioni nella vita. Mi mancherà. Spero di mantenermi in contatto con te. Ti abbraccio, Gianni. E poi concludo con questo: sono venuto qui per affetto e gratitudine nei confronti di Ferruccio, perché sentivo e sento che glielo dovevo. Con questo mio ricordo dell'amico, credo di aver fatto di più e di meglio che se avessi tenuto in sua assenza la lezione sui libri cinesi che Ferruccio mi aveva affidato a voce per iscritto e che avrei fatto con il massimo impegno davanti a lui. Ma in sua assenza, quella fisica, l'assenza fisica, la cosa migliore per me, credo sia stato parlare di lui, ricordando le qualità umane che mi hanno aiutato, facendo crescere la mia umanità e la mia fiducia negli esseri umani, nonostante tutto quello che non funziona nel politico e nel personale. Okay. Grazie anche a Ghiselli per questo ricordo che ci fornisce un'immagine molto bella sul piano umano del professor Bertini, che forse non ha tutti noti. E non abbiamo perso qualcosa nell'esposizione rapida di Ghiselli, poi nella lettura della sua relazione al volume degli atti potremo recuperare l'intero ricordo. Grazie. E allora abbiamo finito questa parte
dedicata al ricordo di Ferruccio Bertini, e diamo la parola al professor Jean-Louis Charlet per un ricordo di uno dei fondatori del congresso dell'istituto, che è il professor Sesto Prete. C'è qui tra noi anche Cecilia Prete, che è, ed anche la signora Prete, che salutiamo. Ecco, quindi questo ricordo è ancora più bello, con la presenza della signora Prete e di Cecilia. Prego. Sì. Due parole per spiegare questa commemorazione. L'anno scorso era il 20° anniversario della morte di Sesto, e alla fine del convegno Ferruccio Bertini mi ha detto: dobbiamo fare una commemorazione per il 20° anniversario della morte di Sesto, la faremo l'anno prossimo. E come si sapete, Ferruccio non ha potuto farla, e la ragione per quale io faccio oggi questa commemorazione. Ho già avuto l'occasione di evocare qui la figura del professore Sesto Prete, che avevo incontrato nel settembre 1982 a Sassoferrato, all'occasione del terzo convegno, e al quale sono stato legato da stretti legami di amicizia fino alla sua morte. Non riprenderò qui tutte le indicazioni bibliografiche che sono contenute in questo articolo pubblicato in Studi Umanistici Piceni, Respublica Literarum, di 1993. 25 libri, 4 monografie, più di 100 articoli. In questa evocazione insisterò, dopo 20 anni, sul ruolo di Sesto Prete nello sviluppo degli studi umanistici a Sassoferrato e sulla fecondità delle sue iniziative in questo campo. Sesto Prete aveva ricevuto una formazione internazionale. Dopo il liceo classico di Fermo e l'Università di Bologna, era andato a studiare in Germania, ad Heidelberg e a Colonia. Questa duplice formazione, italiana e tedesca, e tedesca penso in particolare a Günther Jachmann, Sesto era in qualche modo un allievo di Günther Jachmann, spiega in parte la sua vocazione internazionale. Dopo insegnamenti a Bologna, poi al liceo classico di Forlì e un passaggio alla Biblioteca Vaticana, dove fu importante per lui l'incontro con Monsignore Giovanni Mercati, Sesto Prete è andato negli Stati Uniti a Fordham University dal 1965 al 68, New York, e poi a Lawrence, Kansas University, fino alla morte. Da cittadino dell'Europa, Sesto era diventato cittadino del mondo. Civis della Respublica Literarum. Ma non aveva dimenticato le Marche e ha scelto Sassoferrato per realizzare il suo grande progetto: creare un convegno che sia l'appuntamento annuale non soltanto dei specialisti del latino umanistico, ma di tutti i concittadini della Respublica Literarum, che hanno coscienza che l'unità culturale del mondo occidentale è nella cultura latina, dal latino arcaico al latino moderno di Petrarca, Fontano, Poliziano, Mahol, Erasmo e tanti altri, padri della cultura europea e del nuovo mondo. Grazie
all'appoggio del comune di Sassoferrato, di altre istanze regionali, dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni. Questa iniziativa, iniziata nel 1980 all'occasione del quinto centenario della morte di Nicolò Perotti, il grande umanista sassoferratese, è ancora viva. Dopo la morte di Sesto fu costituito un comitato scientifico internazionale e l'Istituto Internazionale di Studi Piceni organizza quest'anno il 33° congresso internazionale di studi umanistici. Aggiungo che, come Sesto prete l'aveva voluto, con una perfetta puntualità, ogni anno gli atti dell'anno precedente sono sempre stampati per il convegno successivo. Dopo la morte di Sesto prete, Ferruccio Bertini, come è stato già detto, si è occupato della stampa di questi volumi e anche quest'anno, malgrado la morte di Ferruccio, il volume 32 del convegno, grazie, come è stato detto, al lavoro della professoressa Mazzacane, che ha veramente lavorato, direi nel ricordo di Ferruccio Bertini, a tal punto che non ha voluto mettere il suo nome sul volume degli atti. Ma per Sesto non era sufficiente radunare ogni anno la Repubblica Letteraria, voleva preparare il futuro. In questa prospettiva ha creato nel 1990 un seminario di alta cultura. La sua ambizione era di offrire a 20 o 30 giovani, non soltanto europei, ma anche se possibile americani, e quest'anno abbiamo un borsista indiano, a livello della tesi di laurea o del dottorato di ricerca, l'occasione di approfondire la loro conoscenza dell'umanesimo, di prepararsi a seguire il convegno annuale. Così Sesto voleva incoraggiare o suscitare delle vocazioni intellettuali per lo studio dell'umanesimo latino e dunque preparare il futuro del convegno. Ora possiamo dire che il risultato va ben oltre la previsione di Sesto. Non soltanto il livello del seminario è sempre ottimo, e quest'anno abbiamo avuto il 23° seminario sulla poesia lirica dell'antichità all'umanesimo, ma ogni anno tornano a Sassoferrato come relatori nel convegno molti ex borsisti che hanno trovato una posizione universitaria in diversi paesi dell'Europa. Quando vedo tanti ex borsisti del seminario di alta cultura, ora colleghi in università di tutta l'Europa, mi dico: questa è la vera vittoria di Sesto. I giovani sono presenti per continuare la sua opera e un'iniziativa così bella, così grande, così riuscita deve permanere. Sesto aveva iniziato a Sassoferrato un altro progetto, questo più specificamente scientifico, una collaborazione internazionale per studiare la grande opera dell'illustre sassoferratese Nicolò Perotti, il famosissimo Cornucopie. Voleva studiare i numerosi, fra virgolette, frammenti sconosciuti di autori latini che Revino Pendleton Oliver aveva individuati nell'opera del sassoferratese. Oliver aveva lasciato a Sesto il suo schedario e Sesto
aveva chiesto negli Stati Uniti dei fondi per controllare e studiare questi new fragments. Non fu possibile ottenere il finanziamento di questo progetto, ma comunque questa tentativa fu feconda. Nella preparazione ad un'eventuale partecipazione a questo progetto, un giovane allora, professore francese, aveva preso coscienza, grazie a Sesto, dell'importanza culturale del cornucopie e della necessità di curarne un'edizione scientifica affidabile prima di ogni lavoro filologico sul testo, poiché l'esame del manoscritto del Perotti mostrava che l'edizione Principe postuma a Venezia nel 1489 aveva introdotto tutto un sacco di cambiamenti, omissioni, aggiunti, correzioni, eccetera. E devo dire, in presenza della moglie di Sesto e della figlia Cecilia, che continua in qualche maniera l'opera del padre nel campo degli studi umanistici, devo dire che mi sento intellettualmente come figlio di Sesto. Devo a Sesto la mia vocazione di neolatinista che mi ha condotto qualche anni fa alla presidenza dell'International Association of Neolatin Studies. Tutto il mio percorso nel campo del latino umanistico lo devo all'inizio a Sesto, il mio padre spirituale negli studi umanistici. Dunque, avete compreso che io ero questo giovane professore francese. Sesto fu immediatamente aperto alle mie suggestioni e abbiamo deciso insieme di fare con un gruppo di collaboratori europei un'edizione critica con l'apparato delle fonti. Una pazzia, diceva allora un collega italiano spaventato dell'enormità del lavoro. Dopo un assaggio pubblicato nel 1988, Studi Umanisti Liceli Respubblica Litterarum, con l'aiuto di Martin Furlo, ho pubblicato il primo volume a Sassoferrato nel 89. Ho preparato da solo il secondo, che fu stampato precisamente al momento della morte di Sesto, in giugno 1991. Il terzo, come l'ho scritto nell'introduzione di questo secondo volume, scritta il 23 aprile 91, doveva essere curato da Sesto e io. Nell'ultima lettera che mi ha scritta Sesto, due mesi prima della morte, diceva che sarebbe una bella cosa fare insieme il terzo volume dell'edizione. Dopo la sua morte, ho considerato come un impegno d'onore portare a fine questa grande impresa con altri collaboratori che aveva scelti Sesto. Era necessario andare, come l'ho scritto, plus outre, come l'ho parecchie volte scritto, riprendendo il motto della casa di Borgogna, poi trasformato da Carolo V, ma dando a questo plus outre un senso forse particolare. Così sono usciti il terzo volume, curato da me stesso, 93, il quarto a cura di Marianne Pade e Johann Raminger nel 94, il quinto da me in collaborazione con Pernille Arstin nel 95, il sesto da Fabio Stock nel 97, il settimo io stesso con Martin Furnon, Marianne Pade, Johann Raminger, Giancarlo Abamonte, e l'ultimo, l'ottavo, io stesso con Marianne Pade, Johann Raminger e Fabio Stock
nel 2001. Così fu pubblicata a Sassoferrato in 8 volumi. La prima edizione del Cornucopie dal 1536 e direi la prima edizione critica tout court che dà per la prima volta il testo del manoscritto del Perotti. E questo testo è la base di tutti i dizionari umanistici, dunque è un'opera fondamentale nella storia della cultura. Sono sicuro che questo immenso lavoro corrisponde alla tesa di Sesto. Senza lui non sarebbe stato mai fatto. E il nuovo lavoro iniziato dal nostro gruppo di perotiani, l'edizione del Carteggio dell'umanista sassoferratese, ho già curato un primo volume, altri sono in preparazione, anche se ci sono delle difficoltà, è un prolungamento del progetto iniziato da Sesto. Alla fine della mia prima evocazione di Sesto, avevo ripreso come espressione del suo testamento spirituale la famosa battuta attribuita all'imperatore Settimio Severo sul letto di morte, laboremus. Posso dire che abbiamo tutti, congressisti, borsisti, perottiani, eccetera, lavorato nella direzione indicata da Sesto, e grazie alla sua impulsione e grazie alla volontà dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni, Sassoferrato è diventato, allora riprendo precisamente la frase che avevo scritta perché non conoscevo l'intervento del presidente Crinella, che ho mostrato la fine di questo paragrafo, avevo scritto grazie a queste iniziative Sassoferrato è diventato un centro, o meglio la cittadella dell'umanesimo. Auguri per la continuazione di progetti iniziati da Sesto Prete, tali iniziative devono vivere, lo dobbiamo alla memoria di Sesto e dei due altri presidenti, Alberto Grilli e Ferruccio Bertini, che hanno ripreso queste iniziative. Grazie anche a Charlet, questo bellissimo ricordo, che è un ricordo ricco anche di contenuti, perché ci ha fatto un po' la storia anche culturale dell'Istituto attraverso le sue iniziative editoriali. Noi avevamo pensato di chiedere alla signora Margherita Rubino di dire qualche parola. Di Sassoferrato, perché nel 1980 io qui ho conosciuto molti dei presenti che vedo ancora amici e attivi in quest'ambito. E in quell'anno avvenne l'incontro tra un professore nemmeno quarantenne, che era Ferruccio Bertini, e il grande Sesto Prete, e poi Professor Vitaletti, e poi Stefano Troiani, e nacque così una comunità che certamente basava molto sull'attenzione, sul rigore, sullo studio, e quindi la passione scientifica era il primo collante, ma immediatamente il secondo era l'amicizia che nacque e si sviluppò fra queste persone. E credo che questi due elementi, cioè il rigore scientifico e l'humanitas, che erano all'origine e che accomunavano le persone che ho nominato e molte altre, siano rimaste come una sorta di collante nei decenni di questo congresso, che è una delle straordinarie manifestazioni a cui ha dato vita Sassoferrato.
indubbiamente a nessuno di questi, quindi né a Sesto Prete, né ad Alberto Grilli, né a Ferruccio Bertini, né a Padre Stefano, né al comitato scientifico, di cui ho qua vicino i due autorevoli rappresentanti, Bertini e Charlet, si può negare quella classe che ha sempre contraddistinto questo particolarissimo congresso, unico in Italia, perché da una parte la vocazione internazionale di Sesto Prete, che teneva appositamente questa faticosa cattedra negli Stati Uniti per riuscire ad avere quei contatti che gli avrebbero poi permesso di invitare professori di tutto il mondo qui a Sassoferrato. Tanto è vero che nei decenni qui sono sempre stati invitati docenti, studiosi di ogni parte del mondo, da una parte. Dall'altra, le sezioni, in particolare su Bartolo di Sassoferrato, che ha avuto un reale rilancio qui in questa sede, e poi l'attenzione all'Humanitas e all'Umanesimo, come dire, presenti già prima che l'Umanesimo nascesse, quindi già fra i Greci e poi fra i Latini e poi nel Medioevo Umanesimo, con qualche puntata perfino nell'età moderna. E tutto questo ha dato vita a un congresso la cui presidenza mio marito assunse dopo decenni di lavoro, sempre meno silenzioso di quello di Stefano Troiani. Entrambi hanno tenuto duro nei decenni, perché già negli anni Ottanta era molto difficile trovare investimenti e aiuti e supporti per la cultura, ma soprattutto per gli studi scientifici. Perché per la cultura ancora oggi non è così difficile a volte, mentre lo è molto quando si tratta di filologia. È lì che è veramente dura. Era dura anche allora, ma non so come ci sono riusciti. E questa tradizione dei 20 e più borsisti che vengono invitati ogni anno incoraggia tutti noi, e mi incoraggia a vedere il presidente, il nuovo nostro presidente Galliano Crinella, perché colgo un'energia e una fiducia nelle parole che pronuncia e nell'atteggiamento, che mi fanno sperare che questa straordinaria, magnifica avventura di Sassoferrato possa brillantemente continuare, non importa le fatiche, i disagi, le disattenzioni degli enti. Poi le disattenzioni degli enti, alla fine si prosegue, alla fine i borsisti arrivano, alla fine le persone del posto aiutano, hanno sempre aiutato, hanno sempre collaborato, venire qui delle volte è come venire a casa. E a questo punto ringrazio di cuore il comitato scientifico, il presidente Crinella, gli enti e il sindaco che li rappresentava. Veramente un sindaco sta fermo così tanto tempo ad ascoltare le parole che non può. E ringrazio anche quel geniale fotografo che ha accolto la fotografia che voi vedete qui alla mia sinistra, insieme al sorriso cordiale, caloroso e fiducioso di Ferruccio, il brillio negli occhi di Padre Stefano, quel brillio lucido e intelligente insieme, che fa sì che lui da decenni e decenni e decenni porti avanti quello di cui voi sentite parlare e quello che vedete. E io so bene che lui per mestiere, prima che per carattere, è per carattere e fisiologicamente è renitente a onori e lodi e ringraziamenti. Però questa volta, con l'autorità di una persona che non sempre, non continuativamente, ma in fondo viene o sa o conosce Sassoferrato da 33 anni, io voglio davvero ringraziare di cuore Padre Stefano. Grazie. La presentazione della mostra di Ex Libris, che affidiamo alla intelligente esperienza artistica di Italia Angelini. Prego. Buonasera. Si deve sapere che Sassoferrato
contessa, quella importante cittadella dell'umanesimo, come è stato detto, è anche un importante centro per l'arte contemporanea. E alla crescita di questa città nel settore dell'arte contemporanea, in qualche modo, con la modestia che era necessaria, ha contribuito anche questa rassegna delle edizioni d'arte numerata dedicata a Bartolo da Sasso Ferrato, che da 23 anni, tanti quanti ne ha il seminario di studi, da 23 anni, dicevo, affianca il congresso internazionale di studi, diventa il lato figurativo, visivo, di questo congresso. E quest'anno, siccome si tratta di una rassegna di grafica incisa, quest'anno, come ha ricordato il presidente Pinella, è incentrato su una serie di ex libris, una serie piuttosto folta, direi vero, perché si tratta di oltre 100 incisioni, relative appunto alla Divina Commedia realizzata da Renato Conti. Ora ecco, io vorrei più che fare una introduzione alla mostra, quella la vedrete, la valuterete da soli, proprio perché tra le tante aspetti dell'arte figurativa c'è quella che perlomeno si ritiene che le immagini parlino da sole. Ecco, io vorrei invece cominciare questa mia chiacchierata con le parole di Luciana Tabarroni, che è una grande collezionista di grafica e attenta studiosa della storia dell'arte europea, la quale scriveva in Le dimensioni del sogno e della storia, scriveva appunto: fra gli artefici delle opere dello spirito di un popolo, i grafici sono, a mio parere, le antenne più vibratili e sensibili, forse perché la loro estrinsecazione artistica è più intima, più aliena dalle grandi manifestazioni plateali, più marginale rispetto alle grandi speculazioni, destinata, si direbbe, ad una comunicazione fra artista e pubblico, quasi personale. Ecco perché dicevo poc'anzi, non ho intenzione di illustrarvi quello che poi vedrete, ma invitarvi semmai a porre la maggiore attenzione possibile nel guardare. Tra l'altro quest'anno la rassegna è corredata anche di un pieghevole che a me sembra molto, molto bello, molto elegante, e che già riesce in sintesi a dare un'idea di quella che è stata il grande lavoro dell'incisore, appunto, di Renato Porce. Tra l'altro, trattandosi di una serie di esibis che in qualche modo ha tentato un dialogo e un'interpretazione attraverso le illustrazioni della Divina Commedia, e essendo la Divina Commedia oggetto nel corso degli anni e della storia diciamo così, dell'attenzione di tanti artisti a partire da Sandro Botticelli, naturalmente quella che ha fatto e che vi proponiamo, quella che ha fatto Renato Coscia, non vuole essere una interpretazione critica della Divina Commedia che altro, quanto piuttosto una attualizzazione, diciamo così, di quelli che sono i sentimenti che nelle varie cantiche
Dante ha messo a fuoco. E allora credo che abbia fatto bene Gabriele Di Francesco, nella sua presentazione a questi testi, sottolineare che semmai si tratta di ritrovare in quelle immagini la gestualità ampia e drammatica dei santomeresi, poiché Renato Coccia è di Sant'Omero, appunto, è già stato detto, un paese, una cittadina della Luce. Quindi diceva Gabriele Di Francesco, si tratta di ritrovare la gestualità ampia e drammatica dei santomeresi, che si dispone ritualmente ieratica su quelle figure ripiegate su se stesse. E Dante e la commedia forse divengono il pretesto per recuperare i luoghi della memoria, quei sottili legami che hanno il sapore dell'amicizia, della disponibilità solidale, dei valori condivisi, quei valori che giustamente la signora Bartini ha riconosciuto nel corso degli anni a questo stesso congresso. Certamente allora, dicevo, sotto questo profilo, il lavoro e il contributo che la rassegna delle edizioni d'arte numerate dà alla fisionomia della città da oltre 23 anni può acquistare anche agli occhi dei non addetti ai lavori un significato importante a mio modo di vedere. Perché? Perché non solo definisce la fisionomia artistica di questa città, ma sollecita a riflettere, a vedere cose che magari abbiamo acquisito attraverso i nostri studi in un certo modo, anche da un altro punto di vista. E questo è quello che io auguro che sia possibile fare a tutti voi. Allora, iniziamo la chiusura di questa sessione inaugurale del congresso. Abbiamo ascoltato le cose molto belle a ricordo del professor Bertini, del professor Prete. Speriamo di essere in grado di continuare sul loro insegnamento e mantenere viva questa loro appassionata e intelligente cura dell'umanesimo, e così continuare, come auspicava la signora Rubino, nei prossimi anni con questa qualità, con questa forza che il congresso e l'istituto hanno saputo mettere in campo, purtroppo in una sorta di dimenticanza dei giornalisti, delle cose, ma insomma speriamo anche su questo di segnalare l'attenzione dei mass media a questa esperienza ormai decennale che merita di essere considerata con molta più attenzione. Grazie a tutti, e diceva padre Stefano di ricordare l'ora del ritorno dei congressisti a San Vittore. Abbiamo tutto il tempo, poiché il pullman partirà alle 7:45, dunque ci sono le 5:30, abbiamo più di un'ora a vedere con calma l'esposizione. Il pullman alle 7:45, parte da dietro dove ci ha lasciato. Grazie a tutti, buonasera. Domani mattina il pullman partirà di San Vittore Terme alle 8:30. 8:30 puntuali. Puntuali.